Ben trovati cari amici di Padre Pio TV e ben trovato a te, Francesco, mio compagno di questa fantastica avventura. Grazie Teresa, ben trovata. Sì, queste settimane sono state, diciamo, un vero e proprio percorso quaresimale che ci porteranno all'importante giorno della Pasqua. Ma salutiamo e ringraziamo per i tanti messaggi e interazioni che ci arrivano sia sulla pagina Facebook con accoglienza giovani Padre Pio e su Padre Pio TV sul canale YouTube. Cara Teresa, nuova puntata e nuova location. Oggi ci troviamo precisamente nella sacrestia antica di Santa Maria delle Grazie. In questo luogo Padre Pio si vestiva ogni giorno per celebrare la Santa Messa. Egli passava dalla sacrestia per poi ritornare in convento. Tanta gente lo aspettava in ginocchio, in due file, per baciargli la mano, per dirgli una parola, per consegnargli anche una lettera. Anche qui Padre Pio confessò un giovane sacerdote polacco che giunse a San Giovanni Rotondo nell'aprile del 48. Il giovane era Karol Wojtyla. Per 52 anni Padre Pio da Pietrelcina visse accanto ad un santuario mariano dedicato alla Madonna delle Grazie. Era la Madonna di ogni giorno. Proprio per questo, un giorno, ad un suo confratello, il frate delle Stimmate disse che Maria Santissima delle Grazie è la regina alla quale ogni giorno e più volte al giorno manifestiamo il nostro amore e alla quale chiediamo assistenza materna. Per diversi motivi Padre Pio fu impossibilitato a pellegrinare in diversi santuari mariani e fu proprio dinanzi a questa immagine miracolosa che il cappuccino di Pietrelcino visse dei momenti significativi della sua vita. In questa piccola chiesa ricevette anche le Stimmate. E in questo luogo, dinanzi all'immagine della Madonna delle Grazie, aiutò anche tante anime attraverso la confessione. Francesco, la spiritualità di Padre Pio, il suo carisma, è sempre per noi fonte di insegnamento. E proprio per questo anche oggi vogliamo ascoltare delle parole del suo confratello Fra Pasquale Cianci, aneddoti, testimonianze e fatti avvenuti nella vita del Santo Cappuccino. A te la linea, Fra Pasquale. Bentrovati cari amici, ci troviamo ancora nella casa di Maria Pile e precisamente in questa stanza in cui i genitori di Padre Pio, mamma Peppa e zio Grazio hanno trascorso gli ultimi giorni della loro vita qui su questa terra. Esattamente su questo letto mamma Peppa spirò il 5 gennaio del 1929, mentre diversi anni dopo, nel 46, esattamente il 7 ottobre, zio Grazio, ecco, saliva al cielo, assistito proprio dalla tenerezza e dalle cure premurose del figlio, il sacerdote cappuccino, Padre Pio. Ed è appunto proprio della tenerezza che vi voglio parlare oggi, quella tenerezza di cui Papa Francesco ci parla a proposito della figura di San Giuseppe, della quale proprio quest'anno ricordiamo in modo speciale in questo anno dedicato alla figura di questo grande santo, il papà di Gesù, appunto. Io credo che è proprio su questo letto che Padre Pio abbia imparato, prendendosi cura del Padre, che cosa significa appunto la tenerezza, quella tenerezza che fa parte proprio della figura maschile, della figura paterna. Vi invito proprio a guardare, a focalizzare questa fotografia che ritrae Padre Pio che si prende cura del proprio papà ammalato. È un gesto di grande tenerezza, di grande amore, attraverso il quale davvero credo che il nostro amato santo abbia imparato che cosa significa l'arte della tenerezza. Venite con me, vi mostro un altro luogo. Ed è esattamente su questa scalinata che si ricorda un episodio molto famoso, ma anche particolare. Qui, proprio nei primi mesi del 1946, zio Grazio, che abitava in questa casa, scendendo queste scale, rotolò. È una caduta abbastanza pericolosa, nella quale lui rimase davvero indenne. Padre Pio gli disse: «Ringrazia il tuo angelo custode, perché per ogni gradino lui ha messo un guanciale». Ecco, io vedo davvero in quel guanciale, in quella morbidezza, davvero la tenerezza che ha un figlio verso il padre, quell'angelo custode che il sacerdote cappuccino Padre Pio aveva mandato in soccorso del suo papà.
Ci troviamo in un luogo speciale, la cappellina di questa casa, luogo in cui pare Padre Pio si sia fermato in preghiera o per riposare quando veniva a trovare i suoi genitori. Ed è proprio qui che vorrei davvero leggervi un piccolo stralcio della lettera apostolica Patris Corde, in cui Papa Francesco descrive molto bene la figura di Giuseppe. È definito Giuseppe come il padre della tenerezza. La storia della salvezza si compie attraverso le nostre debolezze, afferma Papa Francesco. Troppe volte noi pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà Dio può realizzare i suoi disegni attraverso e nonostante la nostra debolezza e anche la debolezza di Giuseppe, anche quella debolezza che qui ha toccato con mano Padre Pio attraverso la storia di sofferenza della sua mamma e del suo papà. Prendendosi cura di loro ha messo in atto tutta quella tenerezza che è diventata per lui fortezza. Allora un impegno che noi possiamo prendere in questo tempo di Quaresima è proprio questo, quello di guardare sì alla nostra fragilità, quella che potrebbe essere chiamata anche come una parola abbastanza brutta, no? Non facile da ascoltare, peccato, ma guardarci con tenerezza potrebbe essere l'antidoto per superare tutto, per andare avanti e per vivere davvero la Pasqua con una rinnovata giovinezza. Auguri a tutti. Grazie Fra Pasquale per le tue riflessioni. Il Vangelo di oggi annuncia che grazie alla crocifissione di Cristo la salvezza è disponibile per tutti attraverso la fede. Il problema non è quanto sia grande il nostro peccato, ma capire quanto grande sia invece l'amore di Dio. Lo stesso Padre Pio era pronto a perdonare tutti perché tanto amava. Infatti il confessionale di Padre Pio era sempre affollato di gente. Lunghe file si formavano per confessarsi da lui. I fedeli erano disposti a percorrere diversi chilometri, a lasciare qualche giorno le loro attività lavorative, ad attendere ore davanti al confessionale per ottenere la remissione dei peccati tramite la grazia del sacramento della riconciliazione, anche e soprattutto per ricevere la giusta parola che poteva cambiare loro la loro esistenza. Gesù mostrava il volto misericordioso del Padre, che tutto perdona e tutto sopporta. Ed è proprio su questa tematica della paternità che ci parleranno i nostri super inviati Marco, Gianluigi e Gaia. A voi la linea. Grazie della linea, Teresa e Francesco. Altra settimana, altra tematica. La festa del papà ricorre il 19 marzo in concomitanza con la festa di San Giuseppe. Questa giornata celebra la figura paterna decisiva per la crescita e la formazione dei figli. La scelta di San Giuseppe ha un importante significato emotivo ed educativo. Giuseppe è l'emblema dell'umiltà e della dedizione. Oggi vogliamo parlare proprio della figura di un papà. Incontreremo Ruggero, ci confiderà le sue gioie, le sue preoccupazioni, ma anche le sue vittorie. Andiamo! Cosa significa essere padre oggi? Essere padre oggi significa dare ai propri figli il buon esempio, significa far sì che i propri figli non debbano vergognarsi delle azioni dei loro genitori, del loro genitore in particolare, quindi del padre, e alla luce di quello che sta avvenendo negli ultimi anni nel nostro mondo, quindi alla luce dei drammi legati alla povertà, all'emarginazione, alla migrazione di milioni e milioni di esseri umani che fuggono dalla guerra, dalla fame, dalle carestie. E essere padre oggi significa anche e soprattutto inculcare nei propri figli il rispetto verso gli altri, la condivisione dei dolori, la condivisione della sofferenza degli altri, appunto di chi soffre, e far sì che appunto si venga a creare quel clima di fratellanza, anche se sto usando un termine a volte molto abusato, quel clima appunto di condivisione e di rispetto verso il diverso, quello che noi a volte consideriamo diverso, verso l'altro in generale.
Quali sono stati i momenti belli e brutti e come li hai affrontati? I momenti belli sono tanti, tantissimi. Il più bello è appunto la natalità, cioè quando ti nasce specialmente il primo figlio e quindi ti rendi conto di aver messo al mondo una nuova vita e nello stesso tempo ti rendi conto di aver assunto una grandissima responsabilità che dovrai portare avanti nel corso degli anni. I momenti brutti ce ne sono anche tanti durante la vita, durante il periodo di essere padre, che poi tra l'altro è un periodo che non smette mai, è un periodo che smette solo con la morte, perché un padre è come una madre, è padre per sempre, è un figlio a qualsiasi età, è figlio per sempre. I momenti brutti sono i momenti della malattia eventuale di un figlio, i momenti in cui ti rendi conto che a volte non sei stato presente, non per colpa tua o anche per colpa tua. Ci sono dei momenti brutti sicuramente, però l'importante è affrontarli insieme e cercare delle soluzioni per far sì che non siano più momenti brutti, ma che diventino momenti di rinascita del rapporto padre-figlio, che appunto in quei momenti potrebbe anche essere inficiato. Essere padre non significa solo amare ed aiutare i propri figli, e lei con il suo impegno aiuta anche tante altre persone. Di cosa si tratta? Da qualche tempo ho messo in pratica questa solidarietà operando come volontario con i Fratelli della Stazione, che è un'associazione di volontariato appunto qui di Foggia, che tra le altre cose si prende cura dei senza dimora e degli emarginati in genere. Lo faccio anche perché ho cognizione di causa in merito a quello che sto dicendo, in quanto la mia storia è molto particolare, mi ha portato da un ruolo di dirigente in un'associazione di categoria, quindi da un ruolo molto molto importante nella società della mia città, nel contesto sociale della mia città, mi ha portato per tutta una serie di cose che ora non sto qui a raccontarvi, per alcuni mesi allo stato di senza dimora. Mi sono ritrovato da un giorno all'altro fuori di casa, sono andato via e mi sono ritrovato in una città che non è la mia, che non era la mia, anche se oggi la sento fortemente mia perché ci vivo e perché mi è stata, attraverso appunto i suoi abitanti, mi è stata molto ma molto solidale, molto più di quello che io mi aspettassi. Oggi che faccio volontariato sto cercando di alleviare un attimino quelle che sono le paure, le pene di chi sta vivendo, nel bene o nel male, quello che io ho vissuto, sia pure per pochi mesi. Ed è molto importante far sì che i propri figli prendano coscienza di quello che avviene intorno a loro, prendano coscienza che il mondo, come si suol dire, non è tutto rose e fiori, che c'è gente che soffre, c'è gente che purtroppo il nostro sistema sociale rende invisibili, ma ci sono. È gente che ha bisogno non solo di un supporto materiale, ma spesso, anzi il più delle volte, di un supporto morale. È gente che ha bisogno che qualcuno si renda conto che loro ci sono, che qualcuno si interessi a loro. Si interessi ai loro problemi, si interessi a quello che pensano, si interessi a quello che sognano, a quello a cui aspirano. È una delle cose più importanti che bisogna trasmettere ai propri figli, e non solo ai propri figli. Bisogna trasmetterlo anche a chi, preso da tante cose, preso dalla frenesia della vita quotidiana, preso da altri interessi, a volte appunto dimentica o a volte non vede o non vuole vedere. Grazie. Grazie a voi. Oggi i papà sono molto presenti nella vita dei figli, perché un padre è affetto, è sacrificio ed è fiducia. In una sola parola, è esempio.
L'amore paterno non è semplice come quello di una madre, che per natura ha una connessione biologica col figlio. Un padre si inventa e reinventa ogni giorno. Il cuore di un padre è il capolavoro della natura, ma in questa puntata noi vogliamo dire grazie al nostro papà. Auguri! E a voi la linea! Ci ha raggiunti padre Rinaldo Totaro, un frate di questa comunità. Pace e bene, padre Rinaldo. Pace e bene a voi. Padre Rinaldo, tu hai vissuto qui a San Giovanni la tua primizia sacerdotale nei primi anni dopo la morte di padre Pio. Poi l'obbedienza ti ha condotto in diversi luoghi e con diverse responsabilità, ma hai sempre conservato un rapporto privilegiato con i giovani, perché è importante mantenere vivo questo dialogo. E come si fa con le nuove generazioni? Bene, io colgo l'occasione per ringraziare il Signore per questa esperienza che mi ha fatto fare. Erano tutti altri progetti nella situazione in cui noi vivevamo, eppure il Signore mi ha portato negli ultimi anni qui a San Giovanni Rotondo, negli ultimi anni di studio, e poi sono stato ordinato sacerdote qui nel santuario di San Pio, della Madonna delle Grazie, diciamo, da Monsignor Valentino Vailati, che è stato un vescovo straordinario di questa diocesi. E poi, seguendo insomma, ecco, quelle che sono state le disposizioni dei superiori, ho avuto sempre la possibilità di rapportarmi con dei giovani, con dei gruppi ecclesiali. E questo è stato per me, io credo, una possibilità di rinnovarmi continuamente, perché quando si ha a che fare con i giovani bisogna essere sempre pronti ad accogliere le nuove sfide e a saper, nella semplicità e nell'umiltà, stare accanto a loro. Ecco, io credo che anche questa nuova generazione, cioè che noi viviamo in questi tempi, pensiamo sempre che i giovani sono un po' così, diversi, oppure che hanno delle difficoltà a rapportarsi con lo spirituale, con Dio. Invece non è vero, perché sempre nel cuore dei giovani ci sta un grande entusiasmo e una grande generosità. E credo che sia importante per noi dare loro la possibilità di far crescere questo e di saper dare una risposta bella anche a tutte quelle proposte che Dio fa al loro cuore. Padre Rinaldo, pensi che Padre Pio possa essere compreso ancora oggi dai giovani del nostro tempo? La sua figura non pensi che appartenga a un mondo che è ormai superato? Beh, io credo che, ecco, se noi pensiamo Padre Pio come una presenza nel nostro mondo umano, più che in una situazione storica, no, di una presenza di Gesù, una presenza del Vangelo. E il Vangelo non ha un tempo, non ha un limite. Il Vangelo è per tutte le generazioni, per tutti i tempi. Forse ci sono delle difficoltà del modo di pensare oppure di ragionare della mentalità di questo mondo, ma io sono convinto che anche al tempo di Padre Pio il mondo era con i suoi pensieri, col suo modo di ragionare, che certamente non era proprio conforme al Vangelo. Se Padre Pio ha saputo invogliare tanta gente a rapportarsi con Gesù, credo che anche alla nostra generazione, o la generazione vostra, dei giovani di oggi, ha la possibilità di avvicinarsi al Signore anche tramite la spiritualità di Padre Pio. E la proposta ai giovani deve essere sempre una proposta impegnativa, diciamo tra virgolette esigente, no? Padre Pio aveva questa direzione, perché così potevano realizzare tutto il bene della loro vita. Bene, oggi, pensando alla paternità di San Giuseppe, vogliamo riflettere anche sulla paternità spirituale nella Chiesa, che è esercitata in particolare dai pastori, quindi dal Papa, dai Vescovi e dai sacerdoti. In che modo Padre Pio ha vissuto questa dimensione? Beh, io penso che Padre Pio, uno dei titoli
che viene dato a Padre Pio è proprio quello di padre spirituale, ed è, credo, una cosa veramente straordinaria che si è realizzata nella sua vita. Quanta gente è andata da Padre Pio a chiedere un consiglio, a chiedere un aiuto spirituale e soprattutto a confidare a lui le sofferenze o le difficoltà, quelle anche materiali, ma soprattutto quelle spirituali. E Padre Pio, l'aspetto caratteristico, no, di un padre spirituale bravo, buono, è quello di essere convinto di essere soltanto un tramite, un soccorso, un aiuto, di cui il Signore si vuole servire perché quella persona incontri Gesù, incontri la salvezza, realizzi il bene, cresca nel bene che il Signore vuole da lui. Questo Padre Pio penso che l'ha realizzato in un modo veramente straordinario. E se lui aveva dei doni grandi, dei doni belli, no? Di cui si è servito per il bene dell'umanità. Anche quello che noi diciamo scrutare il cuore, capire che cosa passava nel cuore delle persone. Lui si è servito di questo per aiutarli ad andare verso il Signore. Noi oggi, ecco il Papa, grazie a Dio, noi abbiamo avuto dei papi straordinari in questi ultimi tempi, no? Pensiamo Giovanni Paolo II, pensiamo anche Paolo VI, pensiamo Papa Benedetto, come Papa Francesco, che sono stati dei pastori veramente straordinari per il nostro tempo. E anche i vescovi, anche gli altri sacerdoti, io credo che ci sono tanti che lavorano perché questa nuova generazione di giovani possa incontrare Gesù. Pensiamo, ecco, mi viene in mente tutti quei momenti che hanno vissuto le giornate mondiali della gioventù, no? Di quell'incontro bellissimo che c'hanno col Papa e con i vescovi. E credo che Padre Pio, proprio nel suo desiderio, nella sua volontà di essere veramente in comunione totale col Papa e con la Chiesa, anche nei momenti difficili, aiuti tutti questi giovani, ma anche tutta la nostra realtà umana di oggi, a comunicare, ad essere in comunione col Papa e con i vescovi, perché penso che sia indispensabile che questo si realizzi per crescere nel bene. Padre Rinaldo, Padre Pio qualche volta durante le confessioni capitava che alzava la voce o che addirittura mandava via i penitenti. Perché faceva questo? Perché perdeva la pazienza o magari perché si scandalizzava dei peccati che gli venivano confessati? Beh, penso né per l'una né per l'altro motivo. Ecco, non erano questi i motivi che spingevano Padre Pio ad agire in quel modo. Proprio come dicevo prima, no? Padre Pio aveva questi doni particolari del Signore e vedeva negli altri la disponibilità del cuore, no? Per lui era importantissimo non approfittare della grazia di Dio, cioè non giocare, non scherzare con le cose sante. E quindi quando vedeva l'indisponibilità, la mancanza di attenzione, ma anche e soprattutto di quella realtà di convincersi che il peccato è qualcosa che ci allontana da Dio e che fa male all'umanità, e lui cercava il modo, aveva il suo modo di scuotere un po' quella gente, questo. E l'altra cosa, lui si prendeva carico di quelle persone. Difatti a qualche sacerdote, qualche suo confratello che voleva imitarlo in questo, e lui diceva non fare così, che non è una cosa buona, perché tu non sai quanto mi costano quelle persone che io mando via. Perché lui continuava a pregare, continuava a sacrificarsi per queste persone, e sempre queste persone poi tornavano a fare una bella confessione. E anche e soprattutto c'era una conversione, cioè un cambiamento di vita in queste persone. Quindi vogliamo, ecco, ricordare Padre Pio non tanto come un uomo burbero, un uomo che cacciava la gente, ma come un uomo che
convertiva le persone, come un uomo che grazie all'aiuto di Gesù aiutava a salvare le persone. Bene, grazie Padre Rinaldo. Grazie. Grazie a voi, che il Signore ci accompagni in questo tempo verso la sua Pasqua. Pace e bene. In questa nostra puntata la nostra attenzione è rivolta alla figura del papà. Sai Teresa, ora vogliamo presentare ai nostri cari amici telespettatori un figlio spirituale di Padre Pio, recentemente scomparso, e anche se la sua santità non è così tanto giovane, per vivere una vita ricca di amore, giovane lo è sempre stato. Ti sto parlando di uno sposo, ma anche di un vedovo, di un sacerdote e di un padre di 4 figli sacerdoti. Beh, Francesco, scommetto che stai parlando allora di Don Propo Vaccarini e della sua straordinaria esistenza. A incidere profondamente sulla vita è stato proprio Padre Pio, una specie di incontro del destino, quello avuto con il frate di Pietrelcina. Con lui ha sempre avuto un rapporto speciale, era il suo padre spirituale e si incontravano spesso anche, e il grande cambiamento l'ha fatto incontrandolo. Ma vediamo il servizio realizzato per noi per conoscerlo meglio. La vita del riminese Don Probo Vaccarini è un esempio dei frutti che lo Spirito Santo può far germogliare in un'anima fedele. L'incontro con Padre Pio da Pietrelcina, di cui fu figlio spirituale per quasi 20 anni, rappresentò l'evento cruciale di un'esistenza poliedrica che, sempre aperta all'azione della grazia, lo condusse in un'incredibile sequenza ad essere marito, padre, vedovo e infine sacerdote. Nato il 4 giugno del 1919, Probo ha fatto la campagna di Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. Tornato in patria, ha esercitato la sua professione prima di sposarsi con Anna Maria e mettere su una famiglia. 7 figli, 4 maschi e 3 femmine. Nel 1970 sua moglie muore. Una ferita dolorosa e profonda. Da quel momento Probo si impegna sempre di più per la Chiesa e per la sua parrocchia. A 51 anni diventa accolito e poi diacono. Scopre una fede sempre più profonda, diventa figlio spirituale di Padre Pio che conosce e frequenta personalmente, portando tanti fedeli riminesi dal frate di Pietrelcina. E sembra proprio che la chiamata al sacerdozio Probo l'abbia ricevuta durante una messa a San Giovanni Rotondo. Si confronta con la famiglia, con i figli e nel 1988, a 69 anni, ottiene il nulla osta da parte del Vaticano e diventa sacerdote. Comincia la sua seconda vita, diventa Don Probo e inizia il suo percorso da consacrato esercitando la sua paternità spirituale. Con in mano già diversi frutti sostanziosi, infatti i suoi 4 figli sono tutti sacerdoti. Dopo una vita spesa per la gloria di Dio, per la salute spirituale delle persone a lui affidate e per la famiglia, è morto il 19 dicembre 2020, all'età di 101 anni. Era il parroco più anziano d'Italia. Ritorniamo insieme sempre in diretta per ricordarvi, come vedete in sovraimpressione, di seguirci sui nostri canali social e sui nostri siti teleradiopadrepio.it e padrepio.it. Linea alla regia. Ritorniamo in diretta. Cara Teresa, dove ci stai portando? Beh, caro Francesco, oggi vi porto nel chiostro dei frati. Come ben sai, la puntata è gran parte incentrata per i papà. Sì, e all'interno della nostra trasmissione, proprio quest'oggi, abbiamo voluto invitare Giuseppe Di Cosmo, un giovane papà. Buongiorno. Di Marco e Simone di 3 anni. Buona domenica. Grazie, buona domenica. Buongiorno. A voi, buona buongiorno. Domenica. Sono sempre molto chiare le preoccupazioni di una mamma quando aspetta un bambino, ma le preoccupazioni di un papà invece, cosa si prova? Le preoccupazioni del papà non sono meno di quelle della mamma, perché comunque alla mamma tocca il parto, quindi una parte anche difficile a livello fisico che mentale. Invece il papà,
Le sue preoccupazioni sono sempre quelle di essere sei all'altezza, di poter gestire tutte le situazioni che si verranno a creare, dal cambio del pannolino al cambio di umore del bimbo, della svegliarsi la notte, quindi comunque le preoccupazioni maggiori sono sempre quelle di essere all'altezza, sperare di essere sempre all'altezza della situazione. Poi con il passare del tempo e l'esperienza magari queste preoccupazioni diventano minori, però all'inizio insomma la preoccupazione è sempre è quotidiana. Giuseppe, cosa ricordi della nascita di Marco e Simone? C'è un momento particolare che vorresti condividere oggi qui con noi? Allora, il momento della nascita sinceramente non lo ricordo, perché avendo fatto il cesareo, cioè no che non lo ricordo, non ho visto i bimbi, ecco, quindi l'ho vissuta in maniera abbastanza... Non ero arrabbiato, però insomma mi dispiaceva che dopo tanta attesa, essendo nati prematuri, loro sono stati messi nelle cullette e portati in neonatologia, quindi non ho avuto neanche modo di vederli. Però il momento più bello che ricordo è quando il giorno dopo finalmente ho potuto prenderli in braccio, e lì la gioia è indescrivibile. La sensazione di diventare papà la si prova soltanto vivendola, cioè è una gioia che soltanto vivendola la si capisce, altrimenti si può sempre immaginare come una bellissima cosa, ma una volta che viene vissuta è un'esperienza bellissima. Bene, oggi il ruolo dei genitori è molto cambiato, direi, e soprattutto quello del papà. Quindi nel 2021 come viene visto questo ruolo di papà? Allora, per la mia esperienza personale, i miei figli mi vedono come un amico per il momento, nel senso che comunque con me giocano, fanno qualsiasi cosa gli viene in mente di fare. Quando poi in effetti arriva che devo sgridarli per qualcosa oppure li devo richiamare perché stanno un po' esagerando, mi guardano in maniera un po' perplessa per dire: ma stavamo giocando insieme, non stavamo facendo niente di male. Quindi comunque bisogna adattarsi ai tempi, perché infatti io ricordo la figura paterna di una volta: magari il papà tornava a casa stanco dalla giornata di lavoro, quindi c'era il saluto ai bimbi e giusto qualche chiacchiera, così qualche piccolo giochetto, e poi finiva lì insomma la giornata col papà. Io per la mia esperienza personale posso dire che essendo papà di due gemelli, quindi dall'inizio eravamo sempre in due, io e mia moglie non è che potevamo fare i turni a fare oggi ci sei tu, domani ci sono io per lavoro, certo. Eravamo sempre tutti e due insieme. Quando poi lei ha ripreso a lavorare, praticamente la maggior parte del tempo ero da solo a casa con i bimbi. La mattina soprattutto per vestire, preparare, fare colazione, ero quasi sempre da solo, quindi loro allora mi vedono come una figura paterna, però sono pur sempre un amico per loro, per il momento. Un papà per amico, esatto. Un papà è un punto di riferimento per ogni figlio. Tu come ti vedi fra 20 anni? Ti senti pronto ad affrontare gioie e difficoltà? Allora, pronto, secondo me non si è mai pronti, nel senso perché comunque da qui a 20 anni ce ne vuole. Spero di vedermi con loro sempre come un amico, però in grado anche di poter dare dei consigli utili per le loro esperienze di vita. Quindi spero di vedermi veramente ancora come un amico e in campo con loro, perché sono uno sportivo, quindi di fare giusto di avere la soddisfazione di fare qualche partitella con loro. Bene, prima di lasciarci, Giuseppe, vogliamo ricordare a Padre Pio, i tuoi figli sono legati, ecco, da un affetto che parte da lontano. Sì. Infatti il loro bisnonno, ovvero il dottor Giuseppe Sala, medico e figlio spirituale di Padre Pio, giusto? Sì, esatto. Sì, il papà di mio suocero era Giuseppe Sala, medico di Padre Pio. Purtroppo io non l'ho mai conosciuto, però posso dire che era una gran bella persona, da quel poco che mi hanno raccontato. Un bel ricordo, sì. Grazie Giuseppe per essere stato oggi qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Adesso torniamo come ogni settimana a riflettere e a riscoprire il valore del battesimo, e lo facciamo con Don Umberto Guerriero. Carissimi amici, buongiorno e buona domenica. Sono convinto che anche per voi questa giornata sia iniziata con una buona e sana abitudine, quella di aprire le finestre delle nostre case per far entrare la luce del nuovo giorno. In fondo noi abbiamo bisogno della luce per vivere bene, per vedere davvero tutta la bellezza che ci circonda, così come nella fede abbiamo bisogno di quella luce spirituale che Cristo è venuto a portare nella nostra vita. In effetti, più ci avviciniamo a Lui, più facciamo esperienza dell'incontro con il Salvatore del mondo, più la nostra vita ne risulta illuminata. Anche il battesimo, sapete,
ha a che fare con la luce. In effetti, in Oriente e nei primi secoli del cristianesimo, questo sacramento era conosciuto proprio come il sacramento dell'illuminazione. E la luce rimane un elemento fondamentale di questo sacramento, tant'è che a un certo punto durante il rito noi sacerdoti consegniamo al papà del battezzato o del bambino o della bambina che riceve questo sacramento una candela che poi il papà stesso accenderà dal cielo pasquale, che rappresenta Gesù Cristo risorto che vive in mezzo alla sua chiesa. Questo gesto indica proprio un impegno, l'impegno del papà a nome di tutta la famiglia di portare la luce di Cristo, il suo esempio, la sua parola, la sua testimonianza, la sua salvezza nella propria casa per rischiarare il cammino di tutta quella famiglia, ma in modo particolare poi di quel bambino o di quella bambina che riceve il sacramento. Ecco, lasciarci illuminare da Cristo è davvero fondamentale. Gesù si presenta così nei Vangeli: io sono la luce del mondo. E non soltanto ci parla di lui come luce, ma chiede allo stesso tempo a noi di lasciarci illuminare da questa luce per diventare lampada che risplende e rischiara il cammino dell'umanità intera. Gesù ci dice testualmente: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Ma allo stesso tempo Gesù ci dice, ci svela questa grande verità, però ci ricorda anche che una lampada non è fatta per restare nascosta, ma per essere posta in alto e illuminare tutta la casa. Quindi sì, noi abbiamo ricevuto questo dono di essere figli della luce e di diventare a nostra volta lampada che risplende nel mondo, ma insieme a questo dono ci è stata consegnata anche una responsabilità di custodire accesa questa luce, di non permettere che si spenga o che quantomeno rimanga nascosta, ma possa continuare a brillare nelle tenebre del mondo. Come fare per restare luce che illumina, lampada che risplende nella nostra vita, lì dove siamo, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nei luoghi che abitiamo giorno per giorno, sul lavoro o negli altri ambienti della nostra vita? Bene, per farlo vorrei condividere con voi alcuni consigli che Papa Francesco tempo fa ci ha lasciato proprio a questo proposito. Primo consiglio: Papa Francesco ci chiede di fare sempre il bene che ci è possibile qui ed ora, cioè nel luogo dove siamo e nel tempo che stiamo vivendo. Il Papa ci dice di non rimandare il bene che ci è possibile, perché ogni giorno il Signore ci pone davanti delle occasioni di bene per essere di sostegno, di aiuto ai nostri fratelli, ma alle volte capita che noi questo bene non lo compiamo perché ci lasciamo prendere da altri ragionamenti o forse talvolta semplicemente dalla pigrizia. Per essere luce che rischiara le tenebre dobbiamo davvero cogliere queste occasioni di bene che ci sono sempre nella semplicità delle nostre giornate. Secondo consiglio che ci dona il Papa è quello di non lasciarci prendere dalla tentazione dell'invidia e non tramare il male contro quelle persone che magari in qualche modo infastidiscono la nostra vita o quantomeno ci portano a vivere nel malcontento, perché sembra che ad altri tutto vada per il meglio e invece noi troviamo tante difficoltà. Papa ci invita a confidare sempre nel Signore, che è Padre buono e misericordioso e non dimentica nessuno dei suoi figli, soprattutto chi si affida a Lui con cuore sincero. Quindi confidiamo sempre nel Suo amore e non lasciamoci prendere da questi sentimenti che inquinano i nostri cuori e oscurano la luce che il Signore ci ha donato. Ultimo consiglio che il Papa ci consegna è quella di evitare i litigi. Ebbene sì, tante volte noi ci svegliamo al mattino, diciamo così, e cerchiamo ogni pretesto utile per riuscire a vivere qualche polemica, qualche scontro, qualche litigio con le persone che abbiamo accanto, magari perché abbiamo custodito nel nostro cuore un po' di sfiducia, di malcontento, di tristezza, di delusione per alcuni comportamenti che abbiamo visto dalle persone che ci sono accanto.
Tuttavia il Papa ci invita a fare esattamente il contrario. Per essere luce non dobbiamo più cercare pretesti per litigare, dobbiamo invece trovare tutte le scuse possibili e immaginabili per cercare di giustificare il comportamento degli altri ed evitare ogni litigio. Così davvero potremo far risplendere la luce di Cristo nella nostra vita. E allora accogliamo questi consigli di Papa Francesco, proviamo a tenere accesa la lampada della fede e a farla risplendere nella nostra vita, perché davvero ne possa essere illuminata, trasformata. La luce della fede ci accompagni e ci custodisca sempre in questo cammino verso la Pasqua. Buona giornata a voi, un saluto a Teresa e a Francesco Pio. A presto! Grazie Don Umberto, le sue catechesi sono sempre bellissime e interessanti. Ha detto il Papa, in una delle sue prime omelie da pontefice, San Giuseppe merita tutta la nostra riconoscenza e la nostra devozione per come ha saputo custodire la Vergine Santa e il Figlio Gesù. L'essere custode è la caratteristica di Giuseppe e la sua grande missione. È proprio alla figura di San Giuseppe che si è ispirato e che si ispira ogni giorno l'ospite di Alessio Crisetti. A te la linea, Alessio. Stiamo per ascoltare la testimonianza di un padre innamorato della sua famiglia. Il suo nome è Giovanni Patrone. Qual è stata l'emozione quando hai visto Alfredo, il tuo primo figlio, per la prima volta? Le sensazioni e le emozioni sono straordinarie. Non avevo ancora, come dire, la percezione di quello che stavo vivendo. Era un momento unico e quindi non riuscivo ancora a focalizzare quello che mi stava succedendo. Gioia infinita, pianto, e quindi il trasporto dell'anima e del cuore è stato così bello che solo la grazia e l'amore di Dio potevano darmi ecco, un figlio. Ti sentivi in grado di assumerti questa responsabilità? Molte volte, ecco, io facevo un paragone sia con mio padre, sinceramente, che è stato un bravo e grande padre, quindi poteva essere già anche il confronto, poteva essere un padre così premuroso, amorevole, disponibile, quindi cercavo e pensavo di, con tanta responsabilità e non nascondo la paura, a accostarmi a questa grande avventura di essere padre, quindi non c'è, e ho visto, mi sono accorto che non c'è un modo di prepararsi. La scuola lo fa il tempo, il tempo di vivere e quindi le emozioni di vivere quello che tu hai dentro, di trasmettergli tu quello che hai dentro, riversi su di lui, quindi giorno per giorno. Avevo il sigillo di padre, però l'ho dovuto conquistare, lo sto conquistando ancora. Cos'è per te la responsabilità? Di seguire delle regole, seguire una condizione, anche un atteggiamento di vita giusto. Il padre deve essere giusto, il padre deve anche dire anche i suoi no, deve dare anche le sue direttive, anche in maniera molto ferma certe volte, e saper chiedere anche scusa, essere umile. Quindi tutto questo insegnamento alla fine raccoglieremo i nostri frutti. Quanto è importante la formazione cristiana nella tua famiglia? Come dire, con una certa maturazione, che è un percorso che il Signore mi ha dato. Quindi mi rapporto adesso con quella maturazione che ho raggiunto e continuerò sempre a... Il Signore mi darà sempre più luce, a imparare sempre più cose alla sua sequela, alla sua scuola. Io mi accorgo che devo essere testimone, un testimone vero, autentico, nella famiglia. E mio figlio Alfredo, il più grande, che mi ha così, come dire, etichettato come un cristiano estremista. Forse loro sentono il mio modo di vivere, spronare la preghiera, anche se non c'è quella voglia molte volte di pregare, siamo distratti da troppe cose in questo mondo. Anche un'altra, come dire, un'altra espressione del secondo genito di Mario, di mio figlio, dice: papà, sicuramente qualcuno ti ha mandato qui, e questo mi ha
mi ha commosso. Vedi, sto rivivendo quel momento perché vuol dire che ho testimoniato la verità e quindi mi fa enorme piacere, quindi non posso sbagliare, la strada è quella. E che emozione grande essere padre di questa famiglia, essere testimone vero, testimoniare l'amore di Dio è la strada giusta. Quanto sei orgoglioso dei tuoi figli? Io sono innamorato dei miei figli già dal concepimento, già dal che li attendevo e ne ho avuti quattro, quindi ho avuto tre maschi, Alfredo, Mario, Francesco Pio e poi Younes Chiara, la femminuccia, ecco, li ho avuti e grande ricchezza il Signore mi ha elargito in questa casa, non potevo, per me sono tutto. E dice tanto della presenza di Dio nella mia vita, quindi tutto ciò che vivo ringrazio loro perché loro mi insegnano, io li insegno per la mia esperienza, per quel mio piccolo di padre e di marito e di amico, ma loro insegnano a me tutti i giorni, ecco, mi danno la possibilità di cambiare, di migliorare il mio status vita, quindi avere sempre più gioia, più voglia di fare, più come dire, più forza per traghettarle, ecco, verso la loro strada. Grazie a Giovanni Patrone per la tua testimonianza. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie mille. Grazie Alessio, servizio molto interessante. Ma adesso ci fermiamo qualche minuto e diamo la linea alla regia. Rimanete con noi. Ritorniamo insieme anche questa settimana con la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti del santuario. E accogliamo nuovamente Carlos Sciarra per scoprire le liturgie e gli appuntamenti per la prossima settimana. Ben trovato Carlos. Grazie, ben trovati anche a voi e saluto tutti gli ascoltatori di Padre Pio TV. Bene ragazzi, ormai la Quaresima siamo al giro di boa, quindi ci stiamo avvicinando a passi veloci verso le festività della Settimana Santa. Infatti quella prossima sarà l'ultima catechesi al popolo, sarà tenuta da Fra Alessandro Mastro Matteo, il ministro provinciale dei frati minori di Foggia, che si differenziano un po' dai frati minori cappuccini, come sapete, spesso la gente fa un po' di confusione, è un altro ramo della famiglia francescana. E anche Fra Alessandro ci aiuterà a riflettere su questo settimo e ottavo capitolo dell'enciclica del Papa Fratelli Tutti. Mentre sarà Fra Nicola Monopoli che terrà il filo delle omelie per questa settimana di Pasqua, quindi inizierà con domenica e per tutta la settimana porterà avanti il pensiero della messa vespertina. E naturalmente, sapete, sono tempi di incertezza, come vedete le notizie sono sempre un po' frammentarie, non sempre precise, come ho già detto qualche volta non dipende da noi, dipende da quelle che sono le circostanze di questo periodo. Perciò l'invito è sempre quello, prima di mettersi in viaggio, prima di qualunque cosa, la cosa più semplice è contattarci, il numero di telefono ormai lo sapete, lo 0882 417 500, il sito internet conventosantuariopadrepio.it. Lì troverete naturalmente volta per volta tutte le informazioni del caso. Grazie Carlos. Grazie a voi. E appuntamento alla prossima settimana. Grazie. Ma adesso passiamo alla linea a Suor Maria Rosaria Tarantino che ci parlerà della figura di San Giuseppe come Redentore. A te la linea. Grazie per la linea. Buongiorno Francesco Pio, Teresa e a tutti voi cari ascoltatori. Questa domenica abbiamo come nostra ospite Suor Maria Pia Guillaume, a cui diamo il nostro benvenuto. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Oggi vogliamo parlarvi di una figura importantissima nel nostro cammino di santità. Si tratta di San Giuseppe. Con cuore di padre sono le parole con cui Papa Francesco ha indetto questo nuovo anno proprio dedicato alla sua figura. Vogliamo affidarci a lui, farci illuminare dalla sua vita nel nostro cammino per imparare proprio a scoprire il suo insegnamento.
Suor Maria Pia, come hai accolto questo anno dedicato a San Giuseppe? Il mondo ha bisogno di padri come Giuseppe, di padri di famiglia, di padri nella fede, di padri spirituali. Con tanta gioia perché io amo San Giuseppe, il santo più grande dopo Maria Santissima, al quale Dio ha affidato i suoi tesori più grandi, Gesù e Maria. San Giuseppe ha tanto da insegnarci. A me colpisce la sua capacità di accogliere Dio nella sua vita. San Giuseppe, come ogni uomo, come ogni persona, aveva i suoi progetti. Pensava di sposarsi con Maria, di fondare una famiglia, di avere i figli propri. Ed ecco che Maria si ritrova incinta prima che andassero a vivere insieme. Tutto viene scombussolato. San Giuseppe non capisce, però si fida di Dio e accoglie il suo progetto e diventa così il custode del Redentore. Ma non per questo poi tutto gli sarà facile, dovrà vivere di fede. In alcune situazioni difficili, come ad esempio quando Giuseppe aveva deciso in cuore suo di ripudiare Maria, Dio manda il suo angelo che gli dice di non temere di prendere Maria come sua sposa. In altre situazioni altrettanto difficili, Dio non interviene. Come ad esempio quando arrivano a Betlemme, deve nascere Gesù bambino e non trovano alloggio. È il figlio di Dio e non c'è posto per lui. È sconcertante. Dio sembra di non aiutarli. Dio si fida del coraggio creativo di Giuseppe, che non si perde d'animo, ma si dà da fare per sistemare alla meglio una grotta dove possa nascere il figlio di Dio. Quale qualità di San Giuseppe vorresti imitare? Il silenzio piuttosto interiore che esteriore. San Giuseppe è un santo completo, è il santo del silenzio, ma anche dell'operosità. È il santo della preghiera, della contemplazione, ma anche dell'azione. Un silenzio che nasce dalla contemplazione del mistero. Nei Vangeli non si parla molto di San Giuseppe, si dice che era uomo giusto e non viene riportata neanche una sua parola. Ogni volta che gli parla l'angelo, Giuseppe fa quello che gli viene detto. La sua docilità nasce dall'ascolto e l'ascolto dal silenzio. Il silenzio esteriore è il silenzio delle parole. Non so se ti è mai capitato, sicuramente ti sarà capitato, di dialogare con una persona che parla troppo e non riesci neanche a dire una parola. A volte facciamo lo stesso con Dio, che vorrebbe parlarci, ma non gli facciamo spazio. Dio vorrebbe chattare con noi, ma siamo impegnati in altre conversazioni. Il silenzio interiore è il silenzio della mente, mettere a tacere i nostri ragionamenti. Papa Francesco, nella sua lettera apostolica Patris Corde, dice che la vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega, ma una via che accoglie. Nei momenti difficili e dolorosi della nostra vita ci facciamo tante domande, tanti perché. Vorremmo capire tutto e vorremmo trovare delle risposte. Dio parla nel silenzio. Nel silenzio Dio aggiunge ciò che manca ai nostri ragionamenti. Hai qualche ricordo particolare legato alla sua figura? Sì, quando ho detto per la prima volta a qualcuno che avevo la vocazione, era il nostro padre fondatore che si trova proprio qui, raccolto in preghiera davanti a questa statua di San Giuseppe e credo che mi abbia affidata alla sua protezione. Ti affidi spesso a lui? Continuamente mi affido a lui, continuamente lo prego, sempre. Mi piace pregare in modo particolare il manto e devo dire che San Giuseppe non mi ha mai delusa, mi ha sempre dato molto più di quello che gli ho chiesto. Questa statua di San Giuseppe è mastodontica. Nella mia stanza ho una statua piccolina di San Giuseppe sotto la quale metto dei bigliettini che sono le intenzioni di preghiere mie ma anche quelle che mi sono affidate. Qual è il messaggio che vorresti lanciare ai giovani e a chi ci ascolta? Dio non butta nulla della nostra vita.
è capace di far germogliare fiori tra le rocce, a una condizione però, che lo accogliamo nella nostra vita. Andiamo da San Giuseppe per imparare da lui a spalancare il cuore all'amore di Dio. Grazie Suor Maria Pia per il tuo contributo e per la tua preziosa testimonianza sul santo. Ricordiamoci come San Giuseppe che una vita donata è una vita che splende. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento, rimanete sintonizzati con noi. Buona domenica a tutti! Ciao! Ciao. E continuiamo a parlare della figura paterna, grazie ad un servizio realizzato da Angela Pia San Paolo e Saverio Di Cosmo. A voi! A volte si pensa al papà come ad una figura che deve soddisfare il suo ruolo, dimenticando dell'uomo con cui abbiamo a che fare. Voglio leggervi una storia per condividere un concetto fondamentale per la vita di un uomo. Due grandi amici, tornati nel loro paese natale, si rincontrano per festeggiare una festa popolare. I due hanno passato l'infanzia, l'adolescenza e la maturità assieme, fino a quando le loro strade, per la realizzazione dei propri sogni, si sono divise. Ormai sono adulti e hanno molte cose da raccontarsi e condividere. Dopo molte chiacchiere, uno chiede all'altro: «Amico mio, qual è stato il momento in cui hai sentito di essere diventato un uomo?» L'altro risponde: «Ci sono stati molti momenti in cui ho sentito di essere diventato un uomo. Ad esempio quando mi sono laureato, quando ho ricevuto il mio primo contratto di lavoro, quando mi sono sposato, quando ho preso in braccio mio figlio. Invece tu? Qual è stato il momento in cui hai sentito di essere diventato un uomo?» Il primo sorride e gli risponde: «Oggi. Oggi io sono diventato un uomo». «Ma, amico mio», gli domanda l'altro, «come mai ancora oggi, dopo aver ottenuto tutto dalla vita, ti sei sentito un uomo?» «Devi sapere una cosa», gli risponde. «Quando ero piccolo, il mio papà, nel periodo di primavera, mi portava ogni giorno a vedere l'alba. Attendevamo su quel ripiano fino a quando non uscivano i primi raggi di sole. Io ero sempre emozionato. E ricordo che appena uscivano i primi raggi abbaglianti, il mio papà si frapponeva fra me e il sole per proteggere i miei giovani occhi da quei raggi. Questa mattina, dopo tanti anni, io e il mio papà abbiamo voluto rivivere quelle emozioni, quindi siamo andati sul quel ripiano e abbiamo aspettato l'alba. Il sole iniziava a sorgere e non appena i primi raggi accecanti hanno cominciato ad uscire, lui, istintivamente, ha iniziato a muoversi per frapporsi fra me e il sole. Ma ho notato che quei raggi davano più fastidio ai suoi anziani occhi che ai miei ormai adulti e forti. Per questo, dopo aver fatto spostare il mio papà con il suo gracile corpo, ho iniziato a spostarmi per frappormi fra lui e il sole, proteggendo i suoi anziani occhi da quei raggi. Quello, amico mio, è stato il momento in cui sono diventato uomo». Francesco, anche questa settimana è volato il tempo, ma vogliamo ricordare il nostro appuntamento domenicale alle 9.45 su Padre Pio TV e in replica alle 16.20. Grazie Teresa e grazie a tutti. Buona domenica. Buona domenica.